Excuse me, do you have sun? Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Mi scuso se il video iniziale non ha avuto l'audio, almeno io non riuscivo a sentire l'audio, però diciamo che parlavano le immagini, parlavano queste bellissime immagini che ci hanno introdotto a questo webinar. Mi presento, io sono Luigi Torreggiani di Compagnia delle Foreste, che è una società che si occupa di comunicazione in campo forestale ed ambientale, che è tra i soci fondatori della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Inoltre, Compagnia delle Foreste da qualche mese è anche responsabile della comunicazione della rete mediterranea delle Foreste Modello. E io modererò questo webinar di oggi, un webinar che vede la collaborazione della rete mediterranea delle Foreste Modello con Slow Food nel contesto di Terra Madre, questo grande evento che quest'anno, a causa dell'emergenza Covid, sarà interamente via web, con eventi che sono partiti da ottobre e termineranno ad aprile 2021, quindi un lungo periodo di interessanti interventi ed eventi. Vi ricordo che questo webinar sarà bilingue, italiano ed inglese, e c'è la traduzione simultanea. Dovete cliccare in basso dove leggete il tasto interpretazione per attivarla. La rete mediterranea delle foreste modello e Slow Food hanno da poco sottoscritto un protocollo d'intesa. E quello di oggi è proprio questo evento, è proprio la prima iniziativa realizzata nell'ambito di questo accordo, di questa collaborazione. E ci tengo quindi a sottolineare ciò che lega questi due importanti soggetti, sia locali che internazionali. Secondo me quello che li lega è la visione comune di una strategia di gestione sostenibile e partecipata dei territori, dove credo che la parola partecipazione sia la parola chiave. Partecipazione significa collaborare tra diversi attori dello stesso territorio, significa ascolto, quindi ascoltare idee, istanze, anche problemi, e significa anche azione, cioè mettere in pratica dei progetti che abbiano una ricaduta concreta sul territorio. Ma significa anche fare rete, quindi partire dal livello locale per arrivare fino al contesto internazionale, intersecando quindi anche diverse culture e diverse esperienze. E quindi l'evento di oggi è pienamente organizzato con questa visione. Oggi avremo relatori da diverse zone d'Europa e del mondo, ascolteremo diverse esperienze, osserveremo dei video, sperando che funzioni anche l'audio, e ci collegheremo in diretta se tutto funzionerà, con quattro diverse foreste modello e due condotte Slow Food. Quindi chiudo subito questa breve introduzione. Per iniziare questo evento, che sarà un evento denso, ricco e speriamo, anzi sono sicuro che sarà interessante, con l'obiettivo proprio di farci ragionare, di farci riflettere sulla gestione sostenibile e partecipata dei territori, partendo dall'approccio delle foreste modello. Però, appunto,
proprio nel clima e nello spirito di collaborazione che parte da questo primo evento comune tra la Rete Mediterranea delle Foreste Modello e Slow Food International, darei la parola a Paolo Di Croce, che è il segretario generale di Slow Food International, per un suo saluto e una sua introduzione. Prego. Grazie mille, Luigi. Buonasera a tutti. Sarò molto, molto breve perché il programma è denso, estremamente interessante, e quindi credo che sia fondamentale lasciare molto spazio all'analisi delle varie relazioni proprio per fare quel confronto che possa rappresentare un punto di partenza importante per la nostra collaborazione. Chiaramente, quando avevamo pensato a questo incontro, prima del Covid, ci eravamo immaginati qualcosa di diverso, ci eravamo immaginati di poterlo fare di persona dentro Terra Madre con centinaia di persone in presenza, migliaia di delegati da ogni angolo del pianeta che avrebbero potuto esserci proprio anche in presenza. Però credo sia molto importante essere qua oggi. Ringrazio chi ha fortemente voluto questo seminario, perché è fondamentale non solo non fermarsi, ma è fondamentale cercare di essere ancora più attivi e più efficienti di quanto non lo fossimo prima. In questo senso, oggi sono andato a rileggermi il protocollo di collaborazione che avevamo scritto quando la pandemia non era neanche nei nostri più lontani incubi, non potevamo pensare che potesse succedere un qualcosa del genere. Ed è l'unico commento che mi viene in mente è che non solo gli obiettivi che ci eravamo dati sono ancora assolutamente attuali, ma sono ancora più urgenti di prima. Cioè l'urgenza di riuscire a lavorare in modo importante per ottenere quei risultati che tutti noi vogliamo raggiungere e che ci uniscono nelle nostre, ovviamente, diversità e nelle nostre peculiarità, ma nel nostro intento comune di creare un mondo più sostenibile, un mondo migliore. Diciamo che questa crisi ha dimostrato chiaramente tutti i limiti del modello che ha governato il mondo negli ultimi 70 anni. Li ha dimostrati ancora una volta di più, forse non ce n'era neanche bisogno, però voglio dire, l'ha dimostrato ancora una volta di più e ha messo ancora più urgenza rispetto a quello che sono i nostri obiettivi. E volendo, visto che siamo Slow Food e parleremo molto anche di cibo, ha messo ancora più urgenza rispetto al fatto di doverci tutti rendere conto di quanto il cibo sia centrale nella vita di tutti noi e nella vita di questo pianeta. Cioè, è evidente a tutti che la crisi sanitaria e economica si è trasformata in ogni angolo del pianeta in una crisi alimentare, prima di tutto. E questo è un dramma, ma è un qualcosa che ci deve far riflettere e ci deve far andare avanti ancora più convinti. E di tutti i vari obiettivi della nostra collaborazione, che sono anche stati brevemente ricordati in premessa, ne voglio citare uno solo, voglio solo mettere un focus brevemente su uno, che è quello della valorizzazione delle comunità rurali. Cioè, per noi di Slow Food il termine comunità non è nuovo. La stessa Terra Madre nasce nel 2004 come incontro mondiale tra le comunità del cibo. Slow Food è una rete globale di comunità locali, abbiamo migliaia di comunità locali in 150 paesi del mondo. E ancora una volta la pandemia ha dimostrato in modo fortissimo quanto sia importante essere comunità, quanto sia importante abbandonare l'individualismo, abbandonare tutta una serie di atteggiamenti e cercare di essere in modo forte comunità, mettendo alla base delle nostre azioni, delle nostre attività, la solidarietà, la capacità e la voglia di stare insieme. È evidente a tutti che dove c'è comunità, il sistema sociale, ambientale, economico è più resiliente. Questa è anche una dei fondamenti basi dell'agroecologia, che è così importante nell'attività di noi tutti. E la comunità è ancora più importante nelle aree
più isolate, nelle aree più remote, nelle aree più fragili, nelle aree più deboli, dove un'alleanza tra chi coltiva, tra chi produce, tra chi alleva, tra chi trasforma, chi cucina, chi vende, chi compra, è l'unica vera risposta per cercare di riuscire in qualche modo a avere un presente e un futuro differente, ripeto, soprattutto nelle aree più fragili. Quindi noi da sempre cerchiamo di costruire queste comunità in ogni angolo del pianeta e siamo convinti che tra i tanti obiettivi anche questa collaborazione ci permetterà di conoscerne di nuovo, ci permetterà di far entrare nella nostra rete globale più persone, più comunità, di mettere al servizio della rete mediterranea delle foreste modello anche la nostra rete globale, perché dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere moltitudine, seguendo uno slogan che usiamo, un termine che usiamo da tanto tempo in Slow Food, dobbiamo essere moltitudine, dobbiamo unire le forze per cercare veramente di costruire un futuro migliore. Quindi siamo molto contenti come Slow Food a livello italiano, a livello planetario, di questa collaborazione, di questo appuntamento di oggi, come ho detto, con la consapevolezza che si tratta di una soltanto di un punto di partenza rispetto a tante altre iniziative. Sicuramente anche in persona, ci auguriamo la prossima di non farla più attraverso Zoom, ma di poterla fare di persona, perché siamo convinti e sicuri che i temi che abbiamo noi sono quelli giusti. Si tratta di metterli a valore, si tratta di lavorare insieme e con la forte consapevolezza che grazie allo sforzo di tutti quanti noi e delle decine di migliaia di persone che rappresentiamo, riusciremo a ottenere dei grandi risultati. Quindi ancora grazie a tutti e buon lavoro. Grazie, grazie mille Paolo. Dobbiamo essere moltitudine, lo ripeto quello che hai appena detto, perché è proprio il messaggio centrale anche di questo webinar. E queste tre parole le associo ad altre tre parole che sono da sempre un po' il motto delle foreste modello, cioè Landscape, Partnership and Sustainability. È un po' il motto delle foreste modello che ora ci spiegherà, anche partendo da un'esperienza ormai trentennale di sfide dei territori locali che poi si confrontano anche a livello internazionale. Ce ne parlerà appunto Richard Verbinski, che è a capo della International Model Forest Network, il segretariato internazionale delle foreste modello. Prego Richard. Thank you very much. My screen set up here. It's wonderful to be here today hello. It's wonderful to be here today with each of you and to see this great leadership of Paolo and Tony in action. The new relationship, I think, that we see between the Mediterranean Model Forest and Slow Food International for us is very exciting to see emerge. And I want to start off by thanking you for bringing this series of events together and for the chance to connect with all of you. I'm here in Ottawa in Canada, but please know that I am keen to hear from each of you today, from our close colleagues, both in the international and the Mediterranean Model Forest, as well as our colleagues from Slow Foods. In this sense, I think there's going to be ahead of us a rich opportunity to listen and learn from the event. From those of you from Slow Food International and the family of Slow Food, we look forward to getting to know more about your efforts to advance food security, conservation of biodiversity, as Paolo put it, the valorization of communities and networking. In the next couple of minutes, I want to give you a quick overview and a response perhaps to the question of what is a model forest and how can the model forest approach perhaps align with and be of interest to Tierra Madre and Slow Food International.
So that you know, the trends and conflicts that gave birth to the model forest approach nearly 30 years ago, we feel have become increasingly relevant in 2020. The notions of inclusive and shared partnership approaches to natural resource management are critical to addressing challenges in diverse landscapes around the world. And these approaches will be even more relevant in a COVID-19 recovery. What, but perhaps more importantly, how can we learn from previous experiences and successes and failures of others that have worked on the ground in model forests? How can we learn from and perhaps accelerate efforts to increase food security and rural livelihoods while facing challenges on a landscape that are even becoming more common today? Challenges such as land degradation, wildland fires, and the likes. And I guess I could start off by saying that the International Model Forest Network is a growing global voluntary network dedicated to sharing innovative practices and advancing sustainable landscape management through concrete actions. It is an approach that is founded on principles of partnerships, sustainability, and landscapes. It also includes good governance, ideally a program of activities that reflect stakeholder needs and knowledge sharing, capacity building, and networking. A lot of common elements that we heard from Slow Food. Every day, the International Model Forest Network members and partners are implementing participatory landscape level approaches to sustainable management of natural resources. We now have a network of more than 60 model forests that are active in over 30 countries around the world. With the next couple of minutes that I have remaining, and I look forward to other speakers who will go into more detail during today's event, I thought I would just talk about what and how we can learn from those who have really been involved in model forests over the last number of years. The model forest approach offers this effective and flexible process that creates broad inclusive partnerships and convenes stakeholders. And these are stakeholders that represent environmental, social, and economic forces at play across a landscape. This inclusive nature of model forest partnerships, coupled with what I would say would be a commitment to networking, helps the local actions integrate in some cases into shaping and supporting national, regional, and international initiatives. And these are just a couple where we have pointers in terms of model forest contributions. Networking, as we know, it's a way of speeding up and advancing and accelerating how we share and learning from each other through our successes and failures. The power of networking is in fact really becoming part of a constellation of actions, leading and innovating with and from other partners. Another benefit perhaps so we could highlight of being part of a network is having some of your local successes receive regional and global support. And for, as an example, you know, through the International Model Forest Network website and the newly revamped Mediterranean Model Forest website, you'll find a number of resources, outreach tools, and lessons learned. One example of this could be these impact notes that the International Model Forest Network Secretary developed. These give a snapshot of a number of local and regional stories that then can directly link you with further resources and examples of how we have learned and stories from local leaders on the ground. On your screen, you'll see one of these examples, and that's from a number of years ago,
although many of the stories still remain relevant today and really highlight some of these examples that also might be of interest to today's event and the ongoing series of Tierra Madre. I'm not going to go into the details of these, and I think actually what will be useful is what the next set of panelists bring forward in terms of their sessions and their experience in the model forests of France and Provence, in Istria and Croatia, of course, Abruzzo, and in Tuscany. In closing, I just wanted to extend an invitation for you to join and learn and see more about sustainability in action. You can do so on the International Model Forest Network website. I want to thank you for your local leadership. We see this every day in action. I want to thank Tony and his team for their ongoing leadership in the regional network of the Mediterranean. And thank you all for joining us here today. I would just like to pass it back to Paola as a moderator, and I look forward to hearing and learning more during the session today. Thank you. Grazie. Grazie mille, Richard, per questa ottima introduzione al mondo delle foreste modello. Colgo l'occasione anche per salutare, perché so che è online insieme a noi, la dottoressa Alessandra Stefani, che è la direttrice della Direzione Nazionale delle Foreste nel Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che è sempre molto attenta agli eventi come questo e proprio anche all'approccio collaborativo, partecipativo, che parte dalle foreste modello. Prima ho fatto un leggero cambio di programma perché avevamo questo problema legato all'audio del video, ma dovremmo averlo risolto. Quindi prima del prossimo intervento vorremmo mostrarvi un video di presentazione del segretariato delle foreste del foreste modello mediterranee. Quindi se possiamo mandare il video. Bene,
c'era l'audio, era un po' basso di volume, ma sentivamo la musica, ma anche in questo caso sono le immagini a parlare. Le immagini in cui si nota il mondo che sta dietro un paesaggio agroforestale. E, quindi questo piccolo cambio di programma alla fine è risultato perfetto per introdurre il prossimo relatore, Tony Ventre, del Segretariato Mediterraneo delle Foreste Modello, che ci parlerà proprio di questo protocollo d'intesa, di questo accordo, ma preferirei dire di questa amicizia tra le Foreste Modello e Slow Food. Prego, Tony. Sì, grazie mille, grazie Luigi. Allora, condivido lo schermo e partiamo. Allora, sì, questa amicizia, hai detto bene Luigi. Intanto appunto voglio ringraziare tutti, voglio ringraziare Slow Food e Terra Madre per aver fatto iniziare la collaborazione fra Rete Mediterranea e Slow Food proprio con un evento di questo genere in una cornice come quella di Terra Madre, che appunto sappiamo la sua storia e sappiamo che tipo di sensibilità affronta e ha affrontato negli anni. Ringrazio tutti i relatori che hanno dato la loro disponibilità a partecipare e alle Foreste Modello che poi si collegheranno dai vari territori. Il primo ragionamento che mi piaceva fare era proprio legato all'approccio che ha avuto Slow Food nell'organizzazione di Terra Madre 2020. Noi sappiamo che il nostro evento si colloca all'interno degli eventi legati alle terre alte, in un approccio più generale di affrontare i temi non rispetto alle nazioni, alle bandiere, ma piuttosto appunto alle terre alte, alle terre basse, a quattro temi che uniscono le comunità umane nel mondo per le loro esigenze, per le loro criticità, per le condivisioni degli stessi problemi, delle stesse opportunità spesso, e quindi di fatto al di là appunto di magari alcuni aspetti che stanno pericolosamente avanzando negli ultimi anni. Per cui questo ancora di più mi fa felice, perché credo che le Foreste Modello siano partito proprio come rete internazionale con questo tipo di approccio. Sulla rete internazionale ha già detto il segretario generale, quindi come è sviluppato e come si è sviluppato appunto in tutto il mondo, è organizzato in reti regionali e noi apparteniamo appunto alla rete Mediterraneo. La rete mediterranea che, come vedete, include 7 foreste modello ufficialmente riconosciute, oltre a 2 foreste modello candidate, e inoltre un'iniziativa anche di foresta modello in Grecia, nella Western Macedonia. E io le farò una velocissima carrellata delle foreste modello, anche se alcune di loro saranno in collegamento appunto più tardi, però le voglio ricordare tutto, perché sono chiaramente foreste modello che sono unite da quei principi di sostenibilità, di partecipazione e di paesaggio, pur nelle loro differenze, perché ora vediamo quella di Frane nell'Atlante, nel Marocco, sulle montagne dell'Atlante in Marocco, e vediamo le varie foreste modello nelle loro specificità, che di fatto ovviamente vi invito a visitare, chiaramente invito tutti a visitarle non appena avremo possibilità, diciamo, di spostarci più liberamente di quanto non sia ora, e per vedere, per comprendere come poi questi paesaggi che stanno scorrendo velocemente... Scusa Tony, sì? Probabilmente non hai condiviso lo schermo, non lo vediamo. Ops. Io ho condiviso. Scusatemi. Hai selezionato la presentazione? Sì, ecco, forse adesso. Eccoci. Allora, scusate, riparto velocemente. Adesso vai, vai. Mi dispiace molto per questo problema tecnico. Vado velocemente, comunque vi sto facendo vedere appunto le varie foreste modello, che appunto da quella del Marocco a Ifran a quella della Provenza in Francia, e per la loro diversità unita appunto dai concetti che stavo esprimendo, quindi quella di Tlemcen in Algeria,
tutte foreste modello che presentano specificità, e però appunto unite dalla condivisione, dalla voglia di scambiare buone pratiche di gestione in tutti gli ambiti. Il filmato che abbiamo visto prima, pur con tutti i blocchi e le difficoltà, ma di fatto rendeva bene l'idea che la foresta modello non parla solo di foreste, ma parla di territori rurali, parla di attività umane, parla di cultura, di patrimonio. Vediamo, parla di turismo, parla di cultura e di tradizione popolare. Questo la rete delle foreste modello sta facendo da 30 anni in varie parti del mondo e anche nel Mediterraneo, che sappiamo avere ancora una ricchezza particolare, diciamo una ricchezza di 4.000 anni di storia, che chiaramente ha fatto sì che ci fosse un grandissimo scambio, una grandissima contaminazione fra le culture, ma di fatto poi uniti spesso e soprattutto ora dagli stessi tipi di problemi. Queste appunto sono le ultime due, le foreste modello candidate di Palencia in Spagna, nella regione Castiglia e Leon, e la foresta modello candidata della Valle della Terno in Abruzzo, che verranno collegate anche più tardi. Questo è il segretariato che la Toscana ha deciso di gestire, di prendere, diciamo, la gestione dopo 10 anni di gestione da parte della Castiglia e Leon, estremamente efficace, estremamente appassionata e professionale, che ha fatto sì che venisse costruita una rete importante. Ora la Regione Toscana ha deciso di sostituire, si è proposta in questa gestione, in questo avvicendamento, per cui di questo chiaramente tutto il patrimonio lasciato dal segretariato gestito dalla Castiglia e Leone, da Alvaro che è in collegamento, da Alvaro Picardo e dal CESIFOR che in quegli anni per tanti anni hanno gestito e promosso, lo sforzo da parte dell'attuale segretariato e di tutta la rete è quella di continuare a rafforzare i rapporti di collaborazione con i partner già appunto internazionali che vedete qui in questa slide e tutti i partner nazionali che includono istituti di ricerca, includono gli schemi PFC e FSC, perché le foreste modello credono nella certificazione, nella importanza del dare una certificazione riconosciuta alle foreste, ma soprattutto in un'ottica di contrasto al commercio illegale del legname e anche nel far comprendere, quindi sensibilizzare le comunità a quello che è la gestione forestale sostenibile, non tanto all'ambiente forestale, solo l'ambiente forestale, ma tutto ciò che ci gira intorno, che sono i decisori politici, sono i cittadini. Sappiamo che siamo in un mondo dove la popolazione umana vive per oltre il 50% nelle città e quindi urbanizzate. Ancor più quindi oggi c'è un'importanza strategica nel far comprendere come le terre alte, i territori rurali, le aree marginali come si chiamavano una volta o aree interne come si chiamano adesso, sono fondamentali nel ruolo di mantenimento di quelli che sono le funzioni specifiche della foresta, di presidio e di tutte le funzioni che la foresta svolge. Vado velocemente, appunto abbiamo la collaborazione con la FAO, ma c'è Christophe Besassier, per cui sicuramente parlerà lui dei programmi a cui collaboriamo molto volentieri, mettendo a disposizione la nostra rete da molti anni, e la progettazione, che chiaramente è quello in cui noi vogliamo lavorare già come rete, all'interno della rete, ma anche e soprattutto sviluppandola coi partner, e quindi sicuramente con le condotte Slow Food sui territori e con Slow Food International a livello più ampio. Quindi la progettazione per creare opportunità, appunto. Questo progetto che ho dedicato un'intera pagina e per fare, lo riprenderò in seguito, è un progetto che abbiamo presentato per la realizzazione di una foresta modello nel Kurdistan iracheno, in un territorio martoriato da 30 anni di guerra, ma 30 anni solo per fermarsi agli ultimi, dove di fatto è importante per avere una visione globale, perché lì abbiamo il 4% di copertura forestale in un territorio appunto devastato, non perché il 4% è il limite ambientale, ma a causa delle devastazioni che sono seguite negli anni. La foresta modello propone un sistema di governance, propone un sistema per cui le popolazioni locali, con l'aiuto internazionale, possono andare a ricreare le condizioni minime di salute ambientale e delle comunità nei territori.
Questo in un'ottica appunto di visione globale. Il protocollo d'intesa, già Paolo Di Croce ha nominato alcune cose che appunto fanno, sono le basi, ma sono appunto quelle per cui il famoso accordo che abbiamo stipulato nel momento in cui abbiamo iniziato a gestire il segretariato come Regione Toscana, ma condividendo con le altre foreste modello, abbiamo pensato che il matrimonio con Slow Food fosse assolutamente naturale, perché tutti questi concetti, la rete delle foreste modello, li sta portando avanti da 30 anni anch'essa. Quindi di fatto la promozione delle comunità rurali, l'incoraggiare l'economia dei prodotti agricoli e forestali, legnosi e non legnosi, attivare percorsi condivisi per la promozione dei progetti territoriali. Qui c'è il discorso del doppio livello e dare un senso compiuto all'armonia tra agire localmente per pensare globalmente, ma dandogli un significato concreto sui territori. Vado appunto a quello che è il titolo del mio intervento, era le opportunità. Ho fatto 5, 6, 7 slide, poi l'ho preso e l'ho cancellate tutte, perché alla fine ho detto è inutile che sto a parlare di tutto quando è forse più importante focalizzare sui principi. I principi che potranno unire e dare più forza, appunto, come diceva anche Paolo, agli nostri sforzi. Cioè, creare opportunità. Opportunità per chi e per che cosa? Il principio di base condiviso deve essere la sostenibilità. Perché è chiaro che la foresta modello per sua natura mette anche insieme interessi contrapposti, ma una base condivisa deve essere per forza quella della sostenibilità. E la sostenibilità è intesa localmente e globalmente, mai scissa, mai separata. E per questo sappiamo benissimo essere uno sforzo enorme, estremamente complesso, perché ognuno pensa alla propria idea di sostenibilità, al proprio pensiero di sviluppo sostenibile. La foresta modello, così come ha lo stesso approccio a Slow Food, è quello di mettere insieme interessi, ripeto, e idee contrastanti per arrivare a una sintesi. E questo è tanto più aiutato quando si lavora in una rete internazionale, in uno scambio di esperienze, di conoscenze e di buone pratiche, come si dice, di fatto per poter imparare dagli altri. Io ho imparato un sacco di cose, lo dico tranquillamente, tutte le volte che sono andato in giro ho cercato veramente di assorbire, ma tutti noi facciamo questo, credo, sempre in quest'ottica di trovare un aiuto a percorrere la strada appunto della sostenibilità. Quindi sulla base imprescindibile di questi principi crediamo nella sinergia di interessi appunto apparentemente contrapposti, cioè biodiversità e bioeconomia non sono contrapposti, perché di fatto possono convivere e devono convivere. Tutela e valorizzazione non sono contrapposti, perché la tutela delle foreste, dei paesaggi, deve andare insieme alla valorizzazione, perché altrimenti i soggetti che sono appunto oggetto della valorizzazione, scusate il gioco di parole, vengono esclusi e quindi diventa qualcosa che è a servizio soltanto di chi ha più potere. Quindi è senza rendersi conto che poi non è interessante, non è efficace neanche per i territori urbani, neanche per diciamo i centri di potere. Di fatto questo è un'armonia che deve essere trovata. I servizi resi alle comunità urbane rispetto ai servizi dei territori rurali, l'interesse pubblico e privato che spesso viene posto in contrapposizione quando bisognerebbe ricordarsi che l'interesse pubblico esiste solo per il servizio ai singoli privati o alle collettività dei privati, altrimenti l'interesse pubblico non c'è. Non è che l'interesse pubblico diventa fine a se stesso, è una stortura questa. Crediamo nella gestione attiva dei territori e quindi delle foreste. La copertura forestale nel mondo è il 13% e oltre il 40% in Europa, ma forse se ci abbiamo oggi come oggi oltre il 40% in Europa, perché probabilmente abbiamo forse sfruttato troppo le foreste altrui. Quindi è importante la riforestazione, è importante la restoration, è importante il restauro forestale, il ripristino forestale, ma è importante gestire secondo tutte le finalità che hanno le foreste, non ricordandoci soltanto quelle che abbiamo sull'uscio di casa, ma anche di quelli appunto che sono lontani da noi e che magari appunto non solo hanno bisogno di essere restaurate oppure di essere fermato la depredazione, non solo per la deforestazione fine alla produzione di legno, ma sappiamo a tutte le cose collegate, ma non voglio allargare troppo il discorso.
vi invito, visto che nel programma di Terra Madre c'è un bellissimo evento dopodomani sul land grabbing, dove di fatto si parla delle comunità indigene, di come le comunità indigene possono gestire, perché lo stanno facendo magari da secoli o da millenni, in modo sostenibile i loro territori. E noi dobbiamo imparare o comunque ascoltare queste esigenze e magari mutuarle laddove possibile anche nella nostra gestione. La Tony, se puoi sì, concludere, grazie. Vado a chiudere subito, appunto. Chiudo dicendo che appunto crediamo che nonostante tutto, noi tutti come umanità possiamo avere la capacità, l'intelligenza e la sensibilità per contrastare tutto ciò che ci sta mettendo a rischio come specie e rilanciare un patto di rispetto con il pianeta che ci ospita. Lo possiamo fare insieme a Slow Food, lo possiamo fare tra tutte le persone che hanno a cuore appunto il futuro di questo pianeta, ma soprattutto se abbiamo una visione di questo tipo, se abbiamo una visione globale di tutto il pianeta, allora sì, ce la possiamo fare sicuramente. Grazie, scusate se ho sforato. Grazie Tony, perfetto, hai spiegato benissimo qual è lo spirito delle foreste modello, come era già stato spiegato prima anche da Richard. Abbiamo parlato di sostenibilità, di buone pratiche, e quindi in questa seconda sessione di questo webinar parleremo proprio di esperienze concrete, di buone pratiche che proprio ci spingono a fare anche quello che ha suggerito Tony, quello di imparare dagli altri. Quindi ascoltiamo delle buone pratiche, dei progetti, delle esperienze concrete, perché magari queste stesse esperienze svolte in altre zone d'Europa e del mondo possono poi essere trasportate anche negli altri territori. Quindi inizierei subito con Alvaro Picardo della Castiglia e León Regional Government, che ci parla di prodotti forestali non legnosi e in particolare del progetto Horizon 2020 Incredible Project. Prego, Alvaro. Thanks a lot for this opportunity. First of all, I want to congratulate Tony and the entire Secretariat of the Mediterranean Model Forest Network for organizing this event and for providing us the opportunity to get again together and discuss on our learning processes and our common experiences. And well, I come from the region of Castilla y León, in Spain, and I have some experience in the Mediterranean Model Forest Network because we launched this in 2007, and so this has been really rich years of getting together with new people. And I want to thank again Tony for the opportunity of enlarging the family with the Slow Food and Terra Madre. I think that this is an excellent alliance, and I'm sure that this will provide excellent opportunities for knowledge. That is what brings us together. So what I'm going to present today is a project of the European Horizon 2020 program that tries to build networks of knowledge on non-wood forest products, and particularly in the Mediterranean. And so this project brings together a lot of people, mostly from the Mediterranean, and many of them linked to the Mediterranean Model Forest Network. The project is a big one, is 2 million euros, and provides us the opportunity to work between November 2017 and until April 2021, next year. And the idea is that we have three objectives. The first one is to create and animate networks, to speed up knowledge, and to contribute to social and business innovation. And I want to stress this because the idea is that we want
to develop businesses around forests and landscapes, and we want to do it with people innovating, because that's the key. And for this, the project includes a lot of different activities with many events like cross-cutting seminars, open innovation challenges, training courses. And for instance, in this week, we have events on chestnut, even today, events on cork, on resin. So there are a lot of activities going on. And I want to thank the European Commission for this opportunity through this funding. And this project articulates five different INETs around five different non-wood forest products. I would call them wild products that are present all over the Mediterranean. We have an INET on cork that is coordinated by UNAC from Portugal, another one on resins coordinated by CESEFOR in my region, Castilla y León, aromatic and medicinal plants coordinated from Tunisia, wild mushrooms and truffles from Catalonia, and finally, walnuts and berries like chestnuts and many types of berries coordinated by INEA also in Spain. So I would like to invite you to join the INET of your preference to keep on learning together. And as one of the key actions for me of this project is the knowledge repository on non-wood forest products, because the team involved in the project has made a huge effort to put together almost 250 different fact sheets explaining local good experiences in all the different products and across the different value chains, from forest owners to collectors to primary producers to industrials and even to consumers. So I invite you to explore this really big database on non-wood forest products. And I want to present particularly the White Book on non-wood forest products that tries to address a big challenge. We are trying to develop a strong, secure, equitable, transparent value chains based on wild products. And we try to get over social and economic marginality that we think has characterized many of those value chains in many locations. So we think that there is no reason to maintain this situation, and we are convinced that we can develop valuable economic change based on these products. So the idea of the White Book that will be presented in February next year is to present proposals of key policy actions. That's the question. We want to move into action at the European and national levels for the European Union. And we want to work at the European level, but our main examples are arising from the Mediterranean. And of course, we're thinking globally and considering the general policy framework, but always coming from very local good experiences. And I think that this project really offers an opportunity to capitalize on previous European projects. I think that this is really a new worldwide, because we are building on the knowledge of the START Tree project. That's a huge project with more than 7 million euros invested in getting knowledge, systematizing the knowledge on this type of products, and also on the cost action on non-wood forest products. And we are doing this in close collaboration with FAO ROM, with the team of Sven Walter,
and also with the EUFRO task force on bioeconomy and non-timber forest products that is coordinated by Jim Chamberlain from the United States. So, and we have organized an event with people from all over the world to discuss this white book that I'm showing you, the table of contents with the aim of the white paper, the relevance of this type of products, the policy, the general policy framework. And the main one is chapter 4 on the policy actions that are needed. And finally, we conclude with the main recommendations. So this is the structure of the white book, and dealing with the policy actions, we have tried to organize them in four different axes. The first one is that we think that we need to secure a sustainable sourcing of these products, that we need to secure competitive, and I insist, equitable value chains, because generally the industrial enterprises concentrate much more power than primary producers, and we are working for communities, on forest landscapes. For that, it's absolutely key that we get the sound information and that we provide transparency to the markets. And finally, as always, there is the need to provide enabling conditions. At the moment, well, we have defined 27 different key policy actions that you can see in this table. And finally, our main recommendations are, first of all, we need to improve official statistics at national and international level. And for that, we need to agree upon common classification systems of this huge diversity of non-wood forest products. In second place, we need to define the regime of products and producers, because the problem that we have is that the international and the national authorities have not realized the existence of these products. And so they are not considered agricultural, they are outside, and the regime is not always clear and is not the ones that is needed. And about the producer's regime, the question is that we not always are dealing with professionals. There are lots of occasional collectors or pickers of mushrooms or berries, but that can make a relevant income for the way of living. So we need to organize these temporary activities and allow them to integrate in the general pathway of economy. Economy means taxation, and therefore we need to adapt taxation and labor requirements to the complementarity of the primary production of non-wood forest products. Of course, we need to improve forest and land management to go for sustainable forest management really applied in the field to guarantee this stable supply of non-wood forest products. And particularly when we have the challenge of climate change and new diseases and really difficult threats in front of us. And for that, we need to impose traceability of non-wood forest products in Europe and extend improved regulations for the trade on timber, also to other non-wood forest products, because Europe is the main consumer in the world of this type of products. And therefore Europe has a huge influence on many, many countries that are providing all kind of nuts, all kind of aromatic medicinal plants, many resources that are offering excellent opportunities in this movement
that slow food is also trying to go natural, to go really going back to what nature offers. But for that, we need traceability, and we need really to get into the general rules of economy. Finally, we think that for this, national and European programs are needed. And I'm very happy that Turkey is, Ismail is going to present us the experience in Turkey, because to me, they are the best example that I know of, because they are doing an excellent, very well organized, planned, and evaluated work on this type of products. So congratulations, and I'm willing to hear your presentation. Finally, we think that sectorial governance and administrative coordination is needed. And to take this into action, we think that the Mediterranean Model Forest provide an excellent opportunity to work together, to promote locally these actions, to locally develop those value chains, and to exchange best practices, as I'm sure that probably even today we are going to learn some of those. So thank you very much for this opportunity, and I'm open for any questions in the debate that we might have in some minutes. Thank you. Grazie. Grazie mille, Alvaro, per la tua presentazione molto chiara e per essere stato perfettamente nei tempi. Queste foto che hai proiettato alla fine ci hanno iniziato a mettere un po' di languorino, insomma, vedere questi funghi, questi tartufi, ci stimola l'appetito. Sappiamo bene che quello dei prodotti forestali non legnosi è un mondo complesso e anche difficile. L'abbiamo toccato con mano durante il lavoro che abbiamo svolto, e anche la foresta modello delle montagne fiorentine è stata coinvolta nella realizzazione del rapporto sullo stato delle foreste in Italia, dove appunto i dati e le statistiche relative ai prodotti forestali non legnosi erano quelli più difficili da trovare. E quindi ottimo avere un libro bianco come quello che ci hai proposto, che potremmo anche appunto proporre a livello nazionale ed europeo per sviluppare un settore più trasparente, perché è veramente un settore molto importante che interessa anche l'economia e anche appunto i prodotti tipici, la cultura dei territori. E quindi lo hai già introdotto tu, e passiamo la parola a Ismail Belen, che ci parlerà appunto della valorizzazione dei prodotti forestali non legnosi in Turchia nell'ambito appunto del concetto di foresta modello. Prego, Ismail. Thank you, Hugo, and good evening from Turkey. Greetings to everyone. Allow me to share my screen, then I will start with my presentation. Can you see my screen? Is that okay? Yes. Thank you very much for organization this very important event. And it is very nice for me after Alvaro, I saw he gave us very nice information in general. Now I will give you some detailed information from Turkey. And these two information will support each other. I will follow my time. In Turkey, we have two model forests, one in Yalova and the other is Bucak. And some of you already visited this area, I think. And actually it is very nice for me to see some of my friends again, like Alvaro, Christoph, Ricardo, and everyone. I hope I will see you in Turkey again in a short time. So far, we prepared some strategic plan for Yalova model forest and for the others.
for the other one. If I give you a brief history about model forest in Turkey, we started the participation process in 2007. In that year, I was working as Deputy Director General for Forestry. We started to change our legislation, and we include model forest concept to our legislation in that year. And after we changed some law describing the responsibilities of GDO Forestry, it was very, very important process to start officially. And now the model forest is a part of GDO Forestry, General Director of Forestry responsibility. The related item of the legislation says OGM, GDO Forestry, is responsible to determine, protect, and operate recreation area, urban forest, research forest, arboretum area, forest biodiversity conservation area, model forest, and conservation forest area. So it was very big foot, very important event to start our journey officially. Now I will give you some brief information about non-wood forest product, which is essential part of model forest. In 2011, in Turkey, we established the Department of Non-Wood Forest Product and Services. This is another important process for non-wood forest product. In Turkey, the total amount of marketed non-wood forest product is about $900 million. I know it is very difficult to calculate this one, but because of having this department, it is a bit easy to collect. And the other important issue that in Turkey, all the forests belong to government. So it is not difficult to get information for state-owned forest. Another important thing for non-wood forest product is that in Turkey, forest villagers mean the people who are living in or around the forest are responsible to collect, to harvest non-wood forest product. It means the support of non-wood forest product to rural development is about $123 million. And we can say that in Turkey, 25,000 people are dealing with non-wood forest product. This is a very huge number if you compare with the other sectors. And whole people dealing with non-wood forest product is about 500,000. You see some information about Turkish forestry. We have 20.7 million hectare forest, and our forest is increasing steadily. This is a good for us. And as you see in Turkey, we have our forest in coastal area, especially Black Sea, Mediterranean, and Aegean Sea. And these area also very important for non-wood forest product, because most of the forests are broad-leaved forests like chestnut, fagus, and others. In Turkey, we have an official legislation for non-wood forest products established in 2016. According to Turkish official terminology, non-wood forest product refers to biological and mineral origin products other than woods obtained from forest, like several items. Again, I would like to show you about rural support of non-wood forest product. In general, the overall contribution of non-wood forest product is about $900 million. This is
If you compare the wood-based sector, it is also very important. I will give you some other information after this one. And this is important example. I'm sure most of you will join me. There is a very big differences between the prices from the source and to the end consumer. If I give you an example for bay leaf, laurel leaf, you can see that the first one is only 0.02 US dollar, but the latest one at the consumer price is about 16 US dollar. And you can see the differences, big differences from the source, from the forest to the end consumer. Namwood forest products are very important for Turkish economy in general. If I give you some information again, the contribution of Laurus nobilis by tree is about 300 million US dollar. Chestnuts is about 200 million US dollar. You can see the others. So these are really important if you compare wood-based forest product. So as Alvaro said, these are very important for rural development, for food security, for every issue. Non-wood forest product also very important for export. If I give you another example, most of the buy tree are exported to other countries like Vietnam, China, US, France, Italy, and Castanea sativa is also exported to mainly France and Italy and other countries. So in Turkey, we don't have any export for wood-based forest products. So this is very good opportunity for us as foresters to show their importance for national economy, for rural development. Again, this is another figure from Turkish side. The villagers who are working for non-wood forest product is 25,000. And people working for wood harvesting is about 150,000. And total number of people dealing with non-wood forest product is about 500,000. These are the official figures from GeoForestry and Turkish Statistical Institute. Of course, we have so many policy documents, like in Turkish constitution, we have some items related to forest product, forest related people. And of course, we have forest law, organic agriculture law, and we have some presidential decision and decrees, develop plans, some strategy documents, and some other regulations. And in Turkey, now we have some departments responsible for non-wood forest product in Ankara and in the regions in all over Turkey. In Turkey, we have also some action plan for truffle, orchid, gum action plan, honey forests, and some others. So all the people are responsible to follow these action plans to implement their activities. And most of them, actually all of them, are published officially and distributed to the people working in the fields, to the people in villages, and everyone. If I give you some brief information about some species which are important for food security, for rural development. The pine honey, I'm sure our colleagues has information about pine honey. It is a different honey rather than flower. In Turkey, we produce about 100 ton honey
And some of them, 20% of them is pine honey. Pine honey is different than flower, and it is truly a non-wood forest product produced in Pinus brutea forest. This is, and 90% of the pine honey is produced in Turkey. And the others in, I think, Greece, Croatia, and some other one. You see, insect and bees are working in this insect and they produce honey. It is all organic. Byleaf is very important part. You see some branches of byleaf. This man we had is me. It was 20 days before in Mula, in Marmaris. I think some of you have information about Mula. It's very touristic area. And resin also is important. But recently, we have not producing resin for some years, but recently in 2 years, we started to produce again resin. And our plan is to reach very some tons in very recent short time, because we are Scusa, importing. Scusa, Ismo, hai 2 minuti, ok? Ok. Prego. We have 2 presentation slides. Ok, you see some picture from resin. Afol is very new for Turkish side. For last 5 years, we have been starting to talk about truffle. Now we have a very good plan to produce more truffle in Turkey. You see some truffle and some trees, some sample for. And chestnut is also one of the important products of Turkey. The total amount to Turkish economy is about 300 million Turkish lira. This picture was taken in Izmir, close to Izmir area, very recently. Thank you for your attention. And like Alvaro, I am ready to listen this your questions, and I'm ready to cooperate for every detail. Thank you so much again for this very big opportunity for me. Grazie, grazie mille Ismail, e grazie perché ci hai portato dei numeri, dei dati veramente impressionanti, quei numeri che ci hai mostrato, soprattutto per quanto riguarda il valore economico, ma anche i posti di lavoro generati dai prodotti forestali non legnosi, mi hanno molto impressionato. E sono proprio quei numeri che Alvaro ci diceva spesso difficili da trovare, quindi complimenti per il lavoro che state mettendo in atto in Turchia. E la tua presentazione ci ha fatto proprio capire che questo grande valore generato dai prodotti forestali non legnosi è un valore che può rimanere nel territorio. E quindi torniamo ai valori di Slow Food, ai valori della foresta modello. Quindi un valore economico che rimane nel territorio e dà la capacità di portare sviluppo, uno sviluppo sostenibile ai territori rurali. Quindi grazie mille per la tua esperienza, per la tua presentazione. Passo quindi la parola, cambiamo argomento ora, parliamo di Forest Landscape Restoration insieme a Christophe Besassier della FAO, che è proprio dell'ufficio per la Forest and Landscape Restoration Program della FAO. Prego, Christoph. Thank you. Can you hear me? Sì. Allora, I try to... Yes, my PowerPoint. Can you see my screen? Okay, so good evening, everyone. It's a pleasure for me to be with you this afternoon with the Mediterranean Model Forest Networks. As you know, some of you know,
I was in charge of the Committee on Mediterranean Forestry Question. In the past, now for 5 years, I am working in the Forest and Landscape Restoration Mechanism Program in FAO. And I will present to you a few ideas of collaboration and activities ongoing or recently implemented with the Mediterranean Model Forest Network. Just to remind you before starting my presentation, we have in FAO, in the Forestry Department, a Memorandum of Understanding with the International Model Forest Network at global level. And the story of collaboration with the Mediterranean Model Forest Network is a long story. I had the opportunity to visit several model forests in Tlemcen, in Valle dell'Aterno. It's one not yet approved, but this model forest we visited in October 2019 when we organized a restoration week in Rome, and we had the opportunity to bring 50 people from 25 different countries in the Abruzzo mountain to visit the model forest. Just to explain you why forest and landscape restoration makes sense for the model forest partners. First, the definition, it's an active process that brings people together to identify, negotiate, implement practices that restore an agreed optimal balance of ecological, social, economic benefits of forest in a particular landscape, which means that we are not talking about just planting trees when we are talking about restoration, but we are talking about landscape management, integrated landscape management and partnership and governance at landscape level. So the concepts are very close from the concept presented for the model forest. At global level, there is a huge need of restoration. And in the Mediterranean, we estimated that we have at least 80 million hectares with a potential for restoration. Restoration and forest and landscape restoration is a concept that is providing several and multiple benefits. It can be supply of drinking water, rich and stabilization of soil, carbon storage, biodiversity, food security and nutrition with sustainable value chains, recreation and tourism, wood and non-wood forest products, etc. And to produce those benefits, we have several options, technical options as forest and landscape restoration experts. Sometimes we are working on assisted natural regeneration in the slope, tree plantation of local species, tree crops mixed with field crops, agroforestry, agroecology, natural regeneration, sustainable management of natural forests or tree plantation, etc. So the technical options are multiple. And the key principle we are building on are to have a good balance between ecological function with human development needs. So we are taking into consideration the multifunctionality of the degraded landscapes. Of course, we try to enhance resilience of ecosystems and populations. We are considering that this activity is a continuous learning process that needs to engage the multiple stakeholders at landscape level. So as you can see, to repeat what I already said, it's totally well aligned with model forest concept in terms of integrated landscape approaches, territorial governance, etc. It is why there is a good field for collaboration in different regions. Just to move now to the Mediterranean part, my team, in partnership with the committee in charge of Mediterranean Forest, the Silva Mediterranea, we provided a strong support recently in the last two session edition of the Mediterranean Forest Week, the one in Morocco, in Lebanon, in Morocco in 2017 and in Lebanon in 2019. And we supported the commitment, Agardir commitment preparation in 2017 and the Brumana Declaration in 2019.
I just want to recall you that, remind you that the Mediterranean Model Forest Network had a meeting in Agadir in 2017. I was there with the previous colleagues, and Ricardo remembers that probably. We had a commitment Mediterranean Model Forest Network to restore 1,000 hectares in the context of this Agadir commitment. Currently, we are implementing a project that makes a lot of sense and with possible collaboration with the Mediterranean Model Forest Network. The name of this project is the Paris Agreement in Action, Upscaling Forest and Landscape Restoration to Achieve the National Determined Contributions in the context of the Paris Agreement. Three regions are targeted: Asia-Pacific, Pacific Island region, Mediterranean, and the Sahel region with the Green Wall for the Sahara and the Sahel Initiative. In the Mediterranean region, we have two targeted countries, Lebanon, Morocco, and this project represents around almost $2 million per region, with 33% for the regional activity and 33% for each region at national level. So the project started its implementation in December 2018 and is still active by end of 2022. This project was supposed to support as two outputs. One is supposed to support regional platform networks, so networks such as your network, initiatives that can strengthen and promote knowledge sharing and a large-scale FLR program in order to achieve the Paris Agreement and the Bone Challenge. And we have one output two that is more focused on the national FLR plan and program. I will give you a very to have high level events to mainstream FLR options within the NDC in the context of the Paris Agreement and to push restoration in the revision of the national determined contribution. It is why we supported the Mediterranean Forest Week in Lebanon last year, that was focused on this. We have still some money available to support maybe the next one in Turkey if the topic is aligned with forest landscape restoration, climate benefits, and etc. We have a work package two that is really focused on technical assistance to support the implementation of the national determined contribution and restoration activities, with money to support as a kind of technical assistance, support the preparation of bank concept notes, small project, big project for the Green Climate Fund, the Global Environmental Facility, or the Land Degradation Neutrality Funds. So we are trying to answer based on the demand of the countries and partners to help them to prepare bankable project for different donors. And we have a huge work package three that is really focused on capacity building at regional level with money to organize regional workshop, knowledge sharing events on different topics that are not totally fixed. We have a lot of flexibility for the choice of those work packages and those workshops and capacity building events. At national level, of course, we are working also to support national policies on forest landscape restoration, field activities on the ground, and monitoring of the activity of forest and landscape restoration efforts. And I just want to mention that we have two model forests that are mentioned and part of this project. Karut Watershed Model Forest in the Philippines on Bohol Islands is one partner where we are now preparing an agreement to start the activities of fully in 2021. With the post-COVID period, it was a bit difficult and we are late, but we will try to move forward. And we have also the Ifran Model Forest in Morocco that is considered as a targeted site in the project, in the component for Morocco. For the work packages in the Mediterranean, as I said, we are supporting Mediterranean Forest organization of the Mediterranean Forest Week. But I want to focus on the work package three that is on
capacity building, knowledge sharing on different activities. We have some activities that are already planned. For example, we will organize a workshop in Morocco during the second semester of 2021, hopefully, on assisted natural regeneration and as a cost-effective option to scale up FLR in the Mediterranean region. We have in mind also to organize some workshops in late 2021 or face-to-face or online event if we cannot organize face-to-face event on the benefits of forest landscape restoration, both socioeconomic benefits but also carbon and environmental benefits. And we have an activity three that is really, really well aligned with what we can do with the Mediterranean Model Forest Network. It's the organization of capacity building workshop, knowledge dissemination initiatives, study tours, field visits, exchange of experience for the Mediterranean Forest and Landscape Restoration Community of Practice, and on key selected priority topics. And this activity we were discussing before the COVID with Tony and the Mediterranean Model Forest Network, with the idea to prepare maybe an agreement between my team and my projects and the Mediterranean Model Forest Network to see how to organize the knowledge capitalization effort on restoration activities in the Mediterranean in different model forests, to bring also the success stories on the international scene, because we are leading as FAO the next decade on ecosystem restoration. My team is in charge of the task force on best practices, with the idea to develop into a systematic and good practices capitalization process, and to publish those good practices on the website of the UN decade that will start in 2021, from 2021 to 2020. And the Mediterranean region, there is a huge potential with your Mediterranean Model Forest Networks in particular to bring on the international scene the success stories in terms of restoration, sustainable value chains, that is also linked with the concept of slow food, and how to bring those stories to prepare those good practices, to review them, to make them at the standard of quality we want for the decade. It could be a very interesting activity that we could do together. And again, also we have possibility and money to facilitate field visits, study tours, exchange of experience between partners and of the region in the Mediterranean region on restoration activity. So we will be happy to continue the discussion with the network in the coming weeks after the COVID crisis. This kind of activity will be probably possible again. Field visits, study tours, it will be easier to organize in after next summer 2021 for the period 2022 probably, but there is still a strong interest from our team to collaborate with the network and to use finally maybe the network as a service provider to capitalize good practices and facilitate knowledge experience, exchange of experiences in the Mediterranean region. I pass briefly on the rest. Thank you for your attention. Christoph, sì, due minuti, ok? I have finished. 2 minuti. No, I've finished. Perfetto. Grazie, ti stavo dicendo che aveva ancora 2 minuti a disposizione, ma è stato perfettamente nei tempi, grazie mille. Abbiamo parlato quindi di restoration che, torno a quanto diceva Tony Ventre poco fa, restoration significa gestione attiva, quindi gestione sostenibile ma attiva, contrasto quindi all'abbandono, a un abbandono incontrollato. Quindi l'approccio è proprio questo, quello di gestire attivamente un territorio con un occhio sempre all'economia locale, ma soprattutto alla sostenibilità.
E mi riallaccio a un altro intervento, quello iniziale di Paolo Di Croce, per dare la parola all'ultimo dei relatori prima dei collegamenti. Di Croce ci ha parlato del futuro, di una strategia che noi metteremo in atto anche per superare questa pandemia che ci ha colpito così profondamente, che è un po' pensare a un futuro più sostenibile, un futuro più migliore per i territori rurali, per le persone anche più povere del pianeta e appunto per gli ecosistemi. Ma come facciamo a immaginare un futuro diverso se non partiamo dall'educazione? E quindi l'educazione è proprio il cuore dell'intervento conclusivo, l'environmental education nel Mediterranean Model Forest Network Framework. Quindi ci parla del progetto Forest Ed Erasmus, Riccardo Castellini della Fondazione Cesefor. Prego, sì, Riccardo. Buonasera. Ciao Luigi, grazie. Buonasera a tutti. Permettimi prima di fare una piccola introduzione, perché il mio ruolo nel segretariato della Rete Mediterranea delle Foreste Modello è quello di favorire la cooperazione fra i vari membri, i vari partner e quindi anche la nascita di nuovi progetti. Quello di cui parleremo fra poco è una storia di successo, ma il lavoro è tanto e le soddisfazioni non sono tantissime. In cooperazione ormai è diventato difficilissimo avere dei finanziamenti. Il network è un po' come tutti i network, prima di tutto una rete di persone, quindi anche una rete di contatti. Voglio iniziare proprio facendo un appello per tutti quelli che ci stanno ascoltando e che poi rivedranno questa trasmissione in differita. Per chi sta redigendo un nuovo progetto per i vari bandi di finanziamento europeo, ad esempio adesso ci sono i bandi legati alla strategia del Green Deal pubblicati con scadenza il 26 gennaio 2021, la rete è a disposizione. Le foreste modello sono reti in sé, fra l'altro. In una foresta modello ci sono decine di partner che potenzialmente possono accontentare chiunque. Chi sta cercando un partner per un nuovo progetto può trovarlo nella nostra rete. E al tempo stesso il segretariato valuta sempre positivamente anche l'appoggio, l'endorsement a progetti di interesse ambientale per la nostra rete. E per noi è importante anche semplicemente capire cosa si sta facendo in Europa, nel Mediterraneo, per informare i nostri partner, quindi partecipare nelle attività di disseminazione. Quindi ecco, siamo a disposizione da un punto di vista di partecipazione e siamo a disposizione anche da un punto di vista di appoggio. Siamo anche a disposizione come segretariato per l'assistenza tecnica, ed è quello che abbiamo fatto nell'ambito di questo progetto che adesso vi faccio vedere, che è stato, come dicevo prima, un successo, perché in questo caso dal segretariato abbiamo fornito assistenza ad un partner della rete l'associazione Foresta Modello della Provenza, che ha avuto questa idea di sfruttare un bando Erasmus per presentare un'idea che aveva in mente il vecchio coordinatore. Adesso ne abbiamo uno nuovo, ma insomma voglio ringraziare Clément Garnier che ha lasciato il suo posto in Provenza. Adesso abbiamo un nuovo coordinatore che si chiama Nicolas Plazenet. Ci hanno finanziato quindi questo nuovo progetto Erasmus. Come sapete tutti, Erasmus non è più un programma di finanziamento che permette agli studenti di andare in giro per l'Europa per completare il proprio piano di studi. Il programma si presta soprattutto alla formazione sia di adulti professionisti in molti settori anche legati all'ambiente, ed in questo caso nel programma Erasmus nazionale a livello francese c'era una bella priorità aperta in linea con i nostri obiettivi, ne abbiamo approfittato per presentare una candidatura dedicata alla pedagogia forestale, o detto ancora meglio all'educazione ambientale. Pertanto il titolo di questo nuovo progetto è questo: Education for the Sustainable Development of the Mediterranean Model Forest,
in generale Forested è l'acronimo che abbiamo usato. L'obiettivo principale è, a livello generale, quello sullo scambio di buone pratiche. Avrebbe dovuto iniziare il 1° di settembre di quest'anno, poi per motivi chiaramente legati al Covid lo abbiamo chiesto una proroga iniziale di 3 mesi che ci è stata accordata, ma dovremmo iniziare comunque prima della fine dell'anno. Il progetto durerà 16 mesi e quindi terminerà a fine marzo del 2022 ed ha un budget piccolo rispetto a quello a cui siamo abituati sui progetti di cooperazione di quasi 110.000 euro, ma che ci permetterà tuttavia nella rete di avere uno strumento di cooperazione stabile, sono cose di cui abbiamo naturalmente bisogno e questa volta insomma ce l'abbiamo fatta. Quindi quando si approva un progetto di cooperazione europea c'è da dire anche bravi, quindi ci diciamo bravi a noi stessi e congratulazioni a tutti i partecipanti. Questo è il partenariato. Il coordinatore, come vi dicevo, è la Forêt Modèle de Provence, questa associazione nel sud della Francia. Poi c'è la regione Macedonia Occidentale, in Grecia, che è da sempre una regione amica del nostro network, nella quale si è già lavorato per istituire una foresta modello. Speriamo che questo progetto serva anche per rilanciare la loro iniziativa. Ci siamo noi della Fondazione CESEFOR è il centro di servizi forestali della regione Castiglia e Leon, e in questo progetto rappresenteremo anche la nostra candidata foresta modello nella provincia di Palencia. L'ASPEA è una ONG che si occupa di educazione ambientale a livello nazionale in Portogallo. C'è la nostra associazione foresta modello del fiume Mirna in Croazia. C'è anche ovviamente la foresta modello delle montagne fiorentine ed anche un'altra rete che si occupa di educazione ambientale nel sud della Francia chiamata GREN. Che cosa vogliamo ottenere? Si tratta di un progetto essenzialmente per conoscere il mondo della pedagogia forestale in vari territori, quindi abbiamo visto in vari stati. Quello che stiamo facendo, fra l'altro, come attività preparatoria, è proprio quello di vedere chi fa cosa, con chi, quando e come, quali sono i margini di miglioramento. Parlando con i vari partner del progetto mi sto rendendo conto che il mondo della pedagogia forestale è veramente molto ampio. Per esempio, in Francia ci sono molte attività di informazione per la cittadinanza dedicate alla conoscenza del rischio degli incendi boschivi. Mentre in Portogallo e in Spagna ci si rivolge più che altro alla informazione e formazione dei proprietari forestali privati, proprio per fargli capire cosa fare con la loro proprietà forestale. E in Toscana invece ho assistito ad una presentazione molto interessante dove si fa un po' di tutto. In Toscana si va dai corsi professionalizzanti fino alle attività di educazione ambientale legate alla conoscenza del territorio, addirittura alla raccolta delle erbe spontanee, aromatiche e medicinali. Quindi credo che sia un mondo vasto che abbiamo bisogno di esplorare dalla A alla Z, di conoscerci meglio proprio per capire quali sono le attività che possono essere replicate da un paese ad un altro. Inoltre, questo progetto dovrebbe essere il primo di due, almeno questa era la nostra intenzione quando lo abbiamo scritto. Dobbiamo capire quelle che sono le migliori pratiche, ma anche un po' e anche le innovazioni in questo settore della pedagogia, in quanto se riusciremo ad identificare delle esperienze che hanno dei margini di miglioramento, magari anche tecnologico, potremo presentare un'altra candidatura durante il prossimo anno e magari prolungare questo finanziamento. Speriamo. Ci vedremo 3 volte, quindi nel giro di un anno, in Francia, in Portogallo e in Italia, quindi in Toscana, ed avremo la possibilità di, ogni partner potrà portare un gruppo di 5 persone, quindi anche un gruppo numeroso, per assistere appunto alla presentazione delle migliori pratiche che si svolgono in quel territorio riguardo all'educazione ambientale. Condividere il materiale e spiegare bene quelle che sono le possibili implementazioni.
Abbiamo bisogno di engagement, no? Di lavorare un po' con tutti. Questo progetto pretende coinvolgere di vari strati della nostra società, proprio perché la pedagogia forestale oramai è aperta a tutti. Non si tratta semplicemente di coinvolgere i bambini che vanno nel bosco per fare attività didattica, si tratta anche di rivolgerci ai nostri decisori, coloro che prendono le decisioni a livello pubblico o politico, possiamo lavorare con i privati, con le ONG, con le agenzie di comunicazione, eccetera, eccetera. Quindi favorire appunto le attività turistiche, come ho scritto nella presentazione, ci rivolgeremo quindi ad un pubblico molto ampio. Gli impatti che speriamo di raggiungere con questo progetto sono quelli logici, diciamo un po' di sempre, quello di aumentare la consapevolezza nella cittadinanza, la partecipazione attiva in questo genere di iniziative, quindi la conoscenza del territorio, dei valori forestali, del ruolo, soprattutto, come dicevi tu, Luigi, all'inizio, della pedagogia per quanto riguarda appunto proprio questa transizione, no, che c'è nella nostra società verso una maggiore consapevolezza delle nostre risorse naturali. E naturalmente sempre con l'obiettivo che è insito nel nostro network sulla sostenibilità delle nostre iniziative e di implementazione dell'Agenda 2020 dell'Unione Europea. Invito tutti coloro che sono interessati a seguire le nostre attività a seguirci sui nostri canali, perché anche questo progetto Forested fra poche settimane inizierà ad essere pubblicizzato su Facebook, su Instagram. Ci sono canali nuovi della nostra rete anche estremamente accattivanti. Invito anche a visitare il nostro sito web e ad iscriversi alla nostra newsletter, perché sulla newsletter faremo anche, insomma, del resoconto proprio Vi ringrazio e buon proseguimento. Grazie mille Riccardo, sei stato perfettamente nei tempi e mi viene da commentare, abbiamo veramente tantissimo bisogno di educazione. Hai detto bene tu, non soltanto verso i bambini, quando si parla di educazione spesso si parla solo delle giovani generazioni, qui abbiamo veramente una grande parte della nostra società che non vive più nei territori rurali e che ha difficoltà a capire certi meccanismi. Penso alla gestione forestale, perché me ne occupo direttamente, ma non solo. Quindi c'è veramente tanto bisogno di educazione da tutti i punti di vista, sia per i giovani che i meno giovani, per gli educatori, quindi formazione professionale, per accrescere le proprie capacità anche di operare in modo sostenibile sul territorio. Quindi in bocca al lupo per il vostro progetto e complimenti. Grazie. Bene, abbiamo finito la seconda sessione di questo webinar. Ringrazio veramente tutti i relatori, sono stati molto, molto efficaci e le relazioni molto interessanti. Ora ci sarebbe il tempo per qualche domanda. Abbiamo leggermente sforato rispetto ai tempi che ci eravamo dati, quindi chiedo se tra i relatori qualcuno ha qualche domanda per un altro relatore, magari, se tra di voi avete qualche dubbio, qualche precisazione che volete chiedere. Se volete faccio io il rompighiaccio. Allora, c'è ancora Ismail? Sì, lo vedo collegato. Volevo chiedere una cosa a lui. Lui ci ha fatto vedere veramente dei numeri impressionanti. Io sono rimasto impressionato dai numeri relativi al valore e anche al numero di persone che collaborano, che sono diciamo impiegate nel mondo dei prodotti forestali non legnosi. Prima di lui Alvaro ci aveva detto però che c'è un rischio in questo, no? Che delle grandi imprese, delle grandi aziende entrino nel mercato dei prodotti forestali non legnosi magari senza un occhio alla qualità e alla sostenibilità, che sono un po' i due aspetti che accomunano Slow Food e la foresta modello. Quindi chiedo a Ismail se invece ci sono delle realtà, immagino di sì, spero di sì, che magari piccole realtà che puntano proprio alla valorizzazione dei prodotti forestali non legnosi attraverso un approccio dal basso, attraverso un approccio
proprio tipico delle foreste modello. Se ci può fare un esempio. Yes, sure. As I explained, we have two model forests in Turkey. One is Bursa, which is very important for chestnut. The other is in Bucak, one of the districts of Turkey named Sparta. Especially in Bursa, chestnut is very important. And in Bursa, we have very big companies related to producing, harvesting, and processing of chestnut from the field to the end consumer. So, of course, we don't have so much time to explain all details, but if anyone would like to have more information about Turkish practices, I am at your disposal for any more information, any clarification. But briefly, yes, we have very good chain custody from the field to the end consumer, including state organization, NGOs, people, forest villagers, and everyone. And this is the case for bay leaf, and also for, especially for pine honey. Is, you know, pine honey is very important for food security. In Muğla province of Turkey, which is very important for tourism, actually, this sector compete each other. But for pine honey, we have very good chain from the field to the end consumer and to international arena. I hope it is fine with you, and I'm ready for any clarification by writing email and another way. Certo, grazie Ismail. Sì, era una richiesta di chiarimento proprio per sottolineare l'importanza dell'approccio delle foreste modello nello sviluppo appunto di catene sostenibili dal punto di vista della sostenibilità ambientale, ma anche della qualità dei prodotti, che sono un po' i due temi che ci interessano in questo webinar. Se ci sono altre domande da parte di qualcuno... Se no, passiamo alla parte forse più difficile dal punto di vista dei collegamenti. Vediamo se tutto funziona. Se non ci sono domande, passerei... Prego? Luigi, mi senti? C'è una domanda, sì? Su domande e risposte, vedo. So se la vuoi... Una domanda, scusami? Su domande e risposte, da Filippo Alfonso. Ah, ok, benissimo. La leggo molto volentieri, non avevo visto la notifica. Allora, complimenti per l'iniziativa. La domanda è questa: possiamo considerare la selvaggina come un prodotto non legnoso e quindi inserirlo sul mercato alla stessa stregua dei funghi e dei tartufi? Quindi parliamo di selvaggina, fauna selvatica. Avremmo in questo modo una caccia sostenibile e razionale, creando una filiera alimentare per gestire ad esempio le popolazioni di ungulati che nei boschi italiani sono presenti in larga misura. È un tema molto interessante. Alvaro, te la senti di rispondere a questa domanda? Yes, it's Prego. My pleasure that this question was made because well, it's not always clear if game is a non-wood forest product or not. That's why my first proposal was that we need to clarify and establish a fixed classification of this type of products. Okay, so in general, there's a classification of non-wood forest products in animal and vegetal, and the animals include the hunting meat. So it should be part of it, but it is not clearly considered as such. So for the European Commission, because there is no international agreement, okay? There are more scientific classifications, but for the European regulation on food, the game would be
wild product, okay? And so the regulations on food security have to be guaranteed. But right now we are going through the strategy farm to fork, and the committee of the regions is having a debate in 2 weeks, the 8th of December. And for instance, the region of Castilla y León has proposed to specifically incorporate the hunting meat as recognized food that should cover all the guarantees, and that has to, so that the administrations consider the particularities of this type of wild products, animal or vegetables. Grazie, grazie Alvaro per la tua risposta. Esaustiva sicuramente, c'è lavoro da fare, ma la direzione è quella giusta. Ho un'altra domanda che arriva da Paolo Mori di Compagnia delle Foreste, che credo la persona giusta a cui rivolgerla sia Tony Ventre. Allora, Paolo chiede se è possibile immaginare che, ad esempio, tra le foreste modello della rete mediterranea ci sia uno scambio per valorizzare i rispettivi prodotti forestali non legnosi, ad esempio, o anche altri prodotti. Cioè, è possibile creare una rete di valore tra le foreste modello, quindi con uno scambio di prodotti, oltre che di esperienze? Assolutamente sì, nel senso che è uno degli elementi importanti dell'essere rete e dello scambio, e anche di dare forza dalle singolarità. Allora, su diversi argomenti, su diversi settori c'è in corso un ragionamento, alcuni che vanno avanti da molto tempo, sono complessi e sono anche difficili da sviluppare. Penso al turismo lento, al turismo sostenibile, che è sicuramente una cosa che è comune, patrimonio comune a tutte le foreste modello del Mediterraneo, non solo del Mediterraneo, ma chiaramente ragioniamo di questa rete ora, e che quindi potrebbero fare, diciamo, chiaramente rete su qualcosa che, pur in questo momento, sappiamo bene che il turismo in tutti i suoi settori è in crisi per la pandemia e quello che stiamo vivendo, però sicuramente le foreste modello possono offrire un approccio sostenibile al turismo appunto lento e responsabile. Penso anche ai prodotti appunto non legnosi, dove di fatto ogni foresta modello ha la forza di prodotti tipici, specifici, che sono assolutamente valorizzati localmente, ma che hanno spazi per essere valorizzati anche a livello comune e comunitario. Così come il legno, io penso ovviamente a quello che è stato realizzato dalla Foresta Modello delle Montagne Fiorentine con il marchio Legno Foresta Modello, un marchio di sostenibilità supportato poi anche da PFC e FSC, e che potrebbe significare un esempio, una pratica da ripetere anche nelle altre foreste modello, ma penso anche a altri prodotti, alla birra, a un prodotto, diciamo, come la birra sviluppato nella foresta modello di Pacà, quello che ha detto Ismaili in Turchia, le castagne, gli altri prodotti Novud. Quindi sicuramente il fatto di aver paura della competizione in questo caso in realtà non esiste, perché qui è una competizione non fra le foreste modello, ma anzi è una competizione per far sì che i prodotti tipici delle varie foreste modello abbiano nella sostenibilità e nella legame forte col territorio un patrimonio comune, un approccio comune, quello che diceva all'inizio anche Paolo, cioè di far capire poi che la valorizzazione di quello che viene fatto sul territorio sia patrimonio del territorio e poi patrimonio da condividere secondo quei principi che vanno contro magari il mainstream o quello che sono i sistemi di commercializzazione più forti, che sicuramente magari, soprattutto nelle terre alte, visto che in quell'ambito siamo, soffocano magari le realtà, appunto, le piccole realtà locali. Quindi sicuramente possiamo trovare forza dall'essere una rete anche per lo sviluppo della promozione dei prodotti locali, Novud e prodotti appunto
delle foreste modello e anche il turismo lento. Grazie Tony, grazie. Bene, se non ci sono altre domande, passerei ai collegamenti con le attività che in questo momento... Luigi, ce n'è un'altra, vedo che è arrivata un'altra domanda. Ancora un'altra, ok, avevo controllato ora. Bene, allora Giovanni Figliani di Regione Toscana chiede se, considerato che a breve dovremo definire la nuova programmazione del PSR, del Programma di Sviluppo Rurale, e che spesso si corre il rischio di ripetere interventi utili, ma spesso magari scontati, cosa si aspetterebbe fosse previsto e finanziato per dare un impulso alla gestione partecipata delle foreste e dei territori rurali. Quindi si potrebbe sfruttare il PSR per promuovere l'approccio di cui abbiamo parlato in questo webinar? È una buonissima domanda, chi se la sente di rispondere? Ah, io suggerisco Alvaro, perché sicuramente è il nostro uomo. Okay. Yes, it's an excellent but difficult question, because as I understand, what we are trying to promote is cooperation in active forest management and how to fund that. And I would say that in the rural development regulation in the past already exist the possibility to support cooperation in innovation. And so for Brussels, the possibility is there. And almost I would say anything could be supported as if the difficulty lies in the regional governments, in the managing authorities who have to define specifically which type of activities could be supported. And I would say that this is the right moment to think in terms of what we would like to be supported, for instance, promoting new business models, and I would say that from the point of view of Brussels, almost anything could be supported. The difficult problem is establishing the specific national or regional lines to say, okay, this could go in there. And now we have, it has to be at the national level. I guess that every country has been working on their priorities, and at least in Spain, this working together in forestry, forest aggregation, all this is a priority in Spain, but it has to be defined as such in any country. And then the competent authorities should define the specific lines. But I would say that, yes, there is a possibility of supporting almost anything that we might think that is needed to work together in the approach of model forest and not wood forest products. Grazie ancora, Alvaro, per questa ulteriore risposta. Bene. Mi sembra che non ci siano in questo momento altre domande. Siamo anche leggermente in ritardo, quindi andrei alla parte conclusiva di questo webinar, ringraziando ancora una volta tutti i relatori. Allora, in questo momento, in vari territori, quindi abbiamo parlato delle foreste modello a livello mondiale, a livello europeo, ora andiamo sui territori. Sui territori si stanno svolgendo delle attività vere e proprie, delle attività territoriali, e quindi l'idea finale di questo webinar è proprio di collegarci in diretta con alcuni rappresentanti delle foreste modello che stanno svolgendo queste attività. Vi chiedo subito alle persone che si collegheranno di rispettare i tempi, perché siamo un po' in ritardo, quindi vorrei cercare di rispettare i tempi per quanto possibile. Avete 4-5 minuti ciascuno. Bene, io inizierei, sono collegati dalla Francia, Nicolas Plazanet, il rappresentante della foresta modello della Provenza. Ci sono? Non ci sono?
Non li vedo. Passiamo al secondo, poi portiamo la Francia dopo. Anna Fornazar, della foresta modello del River Mirna Basin, Croazia. Ce l'avamo sentiti prima, vediamo se è collegata. Non c'è neanche Anna. Non la vedo. Ok, allora partiamo dall'Italia a questo punto. Partiamo dalla Toscana. Marina, ho visto che è collegata. Ci sei, Marina? Sì, ci sono. Grazie a tutti. Sono Marina Muñoz Duran, coordinatore delle filiere produttive della Foresta Modello della Montagna Fiorentina. Ho preparato un evento con i nostri produttori che purtroppo causa Covid dobbiamo fare a breve, appena possibile. Allora, nella Foresta Modello delle Montagne Fiorentine il legame tra la comunità che ama e rispetta la terra, il nostro territorio è realmente molto forte. A sottolinearlo, è molto diretto e produce con sapienza antica ma anche con molta innovazione. Perciò, per non perdere questi saperi, il nostro compito, quello che stiamo tentando di fare, e la nostra attività sono quelle di favorire, far conoscere, apprezzare queste produzioni, questi prodotti, i loro gusti, le loro proprietà, e tramandando anche il sapere alle nuove generazioni, far vivere e crescere in sostenibilità il territorio, anche a nuovi orizzonti, stimolando forme e formando le nuove generazioni per vivere e rivivere i nostri territori di nuovo e scambiare le nuove pratiche e prodotti anche con altri territori nazionali, internazionali, ne parlavate prima. E alla fine del nostro intervento velocissimo vedrete un mini video che vi farà capire in una maniera molto concreta come da un albero, come dal bosco, arriviamo a un calice di vino, arriviamo al prodotto tangibile. E questo insieme a Slow Food stiamo anche facendo moltissime, stiamo lavorando a molte cose che riguardano la formazione, la creazione materiale che poi Techi che è in linea e vi illustrerà meglio. A questo punto, volendo essere breve, ringrazio per l'opportunità e passo la parola a Renzo Fantecchi. Grazie. Grazie, grazie, salve a tutti. Sono il presidente della Ondotta Slow Food Val di Serve e Val d'Arno Fiorentino. Siamo molto felici di iniziare questa collaborazione con Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Questo primo evento, che prevedeva una cena, insieme ai piccoli produttori della filiera locale presso la locanda, locali da sempre del cuoco dell'Alleanza Slow Food, con i prodotti delle nostre eccellenze gastronomiche, si farà comunque. Su questo non ci sono problemi. Quando finirà la pandemia faremo questa cena. Insieme a Foresta Modello abbiamo realizzato una brochure scaricabile dai nostri siti, distribuita localmente e tradotta in inglese, uno strumento utile per far conoscere le eccellenze del territorio ai locali e turisti nell'ottica di pensare globalmente e agire localmente. La nostra attività principale è fare rete, fare comunità, condividere territorio, persone e realtà produttive per un modello di sviluppo che rispetta l'ambiente. Ringrazio tutti e vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione e vi lascio al breve video. Grazie Francesco, se dai il via al video, grazie. A livello operativo la nostra foresta modello è composta da 4 commissioni tematiche, composte appunto da nostri soci, e queste commissioni sono la commissione ambiente che si occupa di promozione ambientale, la commissione cultura e turismo che si occupa di turismo ma anche di sostenere in qualche modo quello che è il patrimonio culturale che abbiamo sul territorio, abbiamo la commissione rapporti internazionali che invece tiene appunto i rapporti con tutte le altre foreste modello, e la commissione filiere produttive che si occupa da una parte del prodotto agroalimentare e quindi di sostenere la filiera del territorio e invece la filiera del legno. Il marchio del legno Foresta Modello è un marchio territoriale, collettivo, che identifica il legno e i prodotti a base di legno che provengono dal territorio della montagna fiorentina. È quindi un marchio che garantisce la provenienza territoriale, quindi il materiale cresciuto sul territorio, identifica anche una sostenibilità delle utilizzazioni fossili, con un'attenzione particolare anche agli aspetti del
dimensioni che ha la filiera del legno con tutti gli altri aspetti, quelli produttivi, ricreativi, paesaggistici e altri ancora. Essendo noi un'azienda biologica che lavora sul territorio e dovendo scegliere del legno pregiato per i nostri vini come la riserva... Dicere cosa c'è sto pregio, sì? Marino, ti bi smogo isto nešto, ali ne da šeg. Ja znam, perfekt čuti ti i ovako. Evo Alen će italijski. Ili ti, ti nešto. A ide direktno u Italiji dole da oni te čuju. Kao posjetio se bilo tu. Možda stanete tu bliže stolu, bare da vas snimite tu, kao da pravite ovaj sve. To može, ajde, bunti. Allora, scusate, ma sento... Qualcuno dalla... Penso dalla Croazia. Allora, Anna, ci sei? Sì, sono qua. Ok, prego, ti do la parola. Ok. Hai dei problemi o principi? Ti vediamo. Ciao, puoi vedermi? Sì, sì. Oh, bene, ciao a tutti. Allora, siamo qua in Città Nuova, in Istria, con il nostro evento di Boschi Modelli e Slow Food. Siamo insieme io e Glauco Bevilacqua. Glauco, vieni. Sì, eccoci qua. He's a representative. Saluti a tutti. Sì, he's a representative of Slow Food Istria. And we organized together this event in Città Nuova that is on the territory of the Model Forest. We were working more than a month to organize this in these very hard conditions. And today we have a very rich program of our event. Now I will show you. First, we have presented a book, Mushrooms of the River Mirna Basin. That is the name of our association, and that was just published recently of the our co-president and the member, Josip Marino Šimić. Marino, come here. So this is Marino, the author of the book. Maybe you can tell just one sentence about today, for today. Oh, very super. Okay. Thank you, Marino. Marino is very tired because they are organizing a cooking class on the mushrooms, on the recipes from the book. In the book, we have some recipes, mushroom recipes that are according to the slow food philosophy. That's why tonight we are preparing some very delicious food here. Camera, maybe you can present. So we are preparing shark, fried shark in the mushroom sauce, like raw mushroom sauce. We are also drinking some very tasty drinks from Ganoderma. It's oak gloss, very, very, very healthy mushroom. We have some drink. So this is Ganoderma. It's the mushroom coming to the oak. So we have rakia or grappa with Ganoderma that we are drinking, and also chai, yes? And the tea also from Ganoderma that we are drinking today. Also, we are just tasting this very, very delicious chocolate cakes with mushrooms. Yes, with mushrooms. And people have their recipes so they can follow the cooking course on the mushroom delicatess. And the main course of the evening is our kotlič. Maybe camera can show the kotlič. So kotlič, very traditional way of preparing mushroom thick soup on the firewood.
And our participants here, you can see the participants, are members of the slow food community from Istria and the Model Forest Association. They're all enjoying this cooking course, these very delicious dishes, and also your webinar. So maybe Glauco, you can also say some word about our event, about our cooperation, how we all come to this point. Siamo stati felicissimi di collaborare con Anna appunto a questo evento, con tutte le difficoltà del caso, rispettando buona parte di tutto quello che viene dato in questi momenti appunto di pandemia. Siamo stati felicissimi, abbiamo avuto un buon pubblico. Noi siamo le foci appunto del fiume Quieto, che è Mirna, per cui siamo sicuramente interessantissimi alla collaborazione, andare avanti con questa nostra idea e con l'idea appunto di boschi sostenibili, per cui abbiamo assolutamente questa cosa da dover andare avanti e presentare sempre di più alle popolazioni di questa parte dell'Istria tutto quello che si può fare, che si deve fare per sostenere questo bellissimo foreste. Eccolo. Grazie. Grazie, vi ringrazio. Dobbiamo un po' correre. Now we can just show you Vesna. Vesna, who is preparing? Grazie davvero. Ci avete messo fame in questo momento, a quest'ora. We are drinking also the mushroom tea. Mushroom tea from the book Mushroom from the River Mirna Basin. Let's say hello everybody to Ciao a tutti. Ciao. Grazie davvero. Vista l'ora, ci hanno fatto veramente venire fame, è una grande curiosità per questi prodotti così particolari. Allora, tornerei in Italia per andare in Abruzzo. Alessio Di Giulio, che è rappresentante della Foresta Modello della Valle dell'Aterno, e Rita Salvatore, che è la rappresentante della condotta Slow Food Abruzzo. Ci siete? Sì, buongiorno, buonasera anzi. E comincio con una brevissima presentazione, così vi rendete conto di dove siamo. Spero di farcela. Si vede? Sì. Benissimo. Allora, siamo in Abruzzo, nella media valle dell'Aterno, tra L'Aquila e Sulmona. E la nostra foresta modello candidata si è sviluppata negli ultimi anni con una certa fatica nell'ambito del progetto Mosaici Mediterranei. La presentazione in inglese, io parlo in italiano perché l'abbiamo già data quando la FAO è venuta qui a farci visita l'altro anno. Ed è stata, diciamo, nella prima fase sostenuta dalla Fondazione Mava in partnership con la LIPU e con la Riserva della Biosfera dello Shuf in Libano. E siamo appunto in parte dell'area dentro al Parco Regionale del Sirente Velino ed è composto da 15 comuni con circa 300 km quadrati, circa il 60% è bosco, fino a alcuni comuni arrivano all'80% e ci sono solamente meno di 9.000 abitanti in tutto questo territorio. C'è una piccola produzione di legno soprattutto dalle terre comuni e un'agricoltura marginale che però adesso ultimamente sta vedendo un piccolo recupero con diversi giovani che si stanno tornando alla terra come succede in diverse parti d'Italia. Ci sono un enorme patrimonio di villaggi molto belli e molto ben conservati mediamente, benché ci abbiamo avuto il problema che conoscete del terremoto, e ancora una economia del turismo piuttosto fragile, ma in crescita. Quest'anno c'è stato un po' un assalto all'Abruzzo in questa finestra fra le due ondate Covid. E poi abbiamo un'importante produzione di tartufi, infatti mi è interessato molto sentire le presentazioni da Alvaro e dalla Turchia,
e sarebbe bello fare cose insieme. Ci sono molte arboreti di quercia con produzione di tartufo e anche quello selvatico nei boschi. Nel fine 2018, qui si vede anche Alvaro, abbiamo firmato, la Regione Abruzzo ha firmato l'adesione alla rete internazionale come candidata foresta modello ed è stato individuato questo territorio come area pilota. E abbiamo cominciato a portare in giro in diverse riprese, grazie alla grande ospitalità degli amici toscani, e gruppi di amministratori e rappresentanti di associazioni nella foresta modello della montagna fiorentina e anche in una mini rappresentanza è andata a Palencia, dove sono stati gentilissimi e ci hanno fatto vedere quello che stanno facendo. E qui abbiamo fatto tutto il percorso di sviluppo del piano strategico, piuttosto impegnativo perché non c'è assolutamente abitudine a partecipare da parte di buona parte della popolazione e di esprimere il proprio parere. E poi anche attività con le scuole, perché sembra paradossale, ma le foreste sono ai bambini e alle comunità locali sono quasi completamente ignote. E allo stesso abbiamo fatto per gli adulti con una serie di cosiddette passeggiate patrimoniali, andando nei boschi incontrando persone e persone testimoni del bosco, agricoltori, operatori forestali e quant'altro. Abbiamo organizzato anche diversi eventi nelle comunità, abbiamo partecipato sempre per lanciare l'idea della foresta modello, raccogliere partecipazione, idee, proposte. E poi abbiamo fatto un lavoro di visita delle aziende agricole locali e lo trovate sul nostro sito, fatto un catalogo di prodotti delle aziende agricole del territorio che hanno aderito all'iniziativa e grazie al supporto della condotta Slow Food dell'Aquila siamo riusciti a mettere in piedi una comunità Slow Food che, devo essere sincero, ancora ha fatto ben poco, però insomma ha tutte le caratteristiche per poter fare un buon lavoro appena finisce questo disastro che ci ha completamente immobilizzato. Ora lascio la parola a Rita Salvatore, responsabile della condotta Slow Food dell'Aquila. Grazie. Prego. Eccoci, mi sentite? Sì. Sì. Salve a tutti e grazie di questo webinar veramente interessante. Siamo arrivati quasi allo scadere insomma del tempo, ci siamo protratti, quindi sarò brevissima. Soltanto ecco dire che la condotta Slow Food dell'Aquila, essendo l'Aquila un territorio montano circondato da montagne che nel passato hanno vissuto una ricchissima economia basata su pastorizia e agricoltura, che nel frattempo è andata incontro a vari percorsi di fragilizzazione e di frammentazione. Noi come condotta siamo molto attenti proprio all'aspetto del recupero di questo tipo di economie locali e chiaramente il nostro è un rapporto quotidiano con gli agricoltori di tutto il territorio e con la tutela della biodiversità e anche le politiche ambientali a favore dell'abbattimento dell'impatto climatico sono tra le nostre priorità proprio come condotta. E quindi abbiamo chiaramente, dopo il congresso internazionale di Chengdu, abbiamo ospitato a braccia aperte la rivoluzione voluta da Petrini rispetto alla fondazione delle comunità e ci siamo messi subito all'opera cercando di costituire delle comunità territoriali lì dove c'era già iniziato un lavoro di valorizzazione appunto di queste economie a cui facevo riferimento. E chiaramente il processo era già in itinere con la costituzione di diversi presidi, con l'alleanza dei cuochi e con tutto un percorso di tutela della biodiversità. All'Aquila, subito dopo il terremoto, abbiamo anche fondato ed aperto, dopo
diversi anni come proprio strumento di ricomposizione delle comunità, un mercato della terra dove oggi tutti i contadini del circondario possono vendere i loro prodotti in prima persona. E quindi abbiamo, ci siamo incrociati con il progetto della Foresta Modello e chiaramente condividendo gli stessi obiettivi sulla base di valori molto affini, che sono quelli di cui avete parlato durante tutto questo pomeriggio, cioè la salvaguardia del paesaggio, l'integrazione tra settori e anche chiaramente la sostenibilità, ci siamo trovati come dire molto sensibili sulla condivisione di questi valori. Abbiamo costituito questa comunità che ahimè ad oggi ha trovato grandi difficoltà soprattutto causa Covid, perché non siamo fermi con gli eventi, volevamo fare un'inaugurazione delle cene o anche dei mercati rionali, mercati in città, e tutto questo oggi non è possibile da diversi mesi. E quindi però non ci arrendiamo, andiamo avanti, aspettiamo tempi migliori, fiduciosi. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e sono molto contenta di tutto il lavoro che state facendo e auguro a tutti buon proseguimento di lavoro. Grazie. Grazie Rita, grazie mille e in bocca al lupo per le prossime vostre iniziative. Dai, speriamo che nel prossimo anno possa cambiare buona parte della situazione. Allora, siamo arrivati alla conclusione, mi dicono che gli amici francesi non sono collegati, probabilmente hanno avuto qualche problema di connessione, quindi mi avvierei verso le conclusioni. Abbiamo un po' sforato con i tempi, quindi sarò brevissimo, semplicemente per ringraziare innanzitutto Slow Food, la rete mediterranea e la rete internazionale delle foreste modello, tutti i relatori che hanno partecipato e che ci hanno dato veramente delle esperienze interessanti, delle informazioni, dei dati, delle buone pratiche molto interessanti. Ringrazio anche chi ci ha seguito fino ad ora, sia su Zoom che tramite la diretta YouTube e anche chi ci seguirà con il video in differita. E ringrazio infine Terra Madre che ci ha proprio ospitato tra i suoi eventi e quindi ci ha dato l'opportunità di portare i messaggi comuni di sostenibilità di Slow Food e delle foreste modello. Quindi grazie a tutti, chiedo a Francesco di far partire un video conclusivo, che è un video di Slow Food che ci porta ulteriori messaggi importanti, dopodiché manderò in onda una slide in cui ci sarà indicato un piccolo questionario. Terra Madre ci tiene ad avere dei feedback sui propri eventi, quindi se avete ancora 5 minuti di tempo, forse anche meno, potete digitare il link che sarà segnalato sulla slide e potete compilare questo breve questionario. Vi ringrazio se vi prenderete il tempo di farlo. È in più lingue, quindi potete compilarlo nella lingua che preferite. Grazie ancora a tutti e buon lavoro per Slow Food e le foreste modello. Buona collaborazione soprattutto. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Vabbè,
Bene, grazie ancora a tutti. Vi ricordo infine di seguire, se ancora non lo fate, i social network della Rete Mediterranea delle Foreste Modello, quindi Facebook, Instagram e sito internet, che sono costantemente aggiornati con notizie, credo, interessanti per tutti noi. Buona serata a tutti, grazie. Bene, grazie ancora.